Casnigo, 5 gennaio 2012, si rinnova la tradizione dei Re Magi. Siamo al Santuario della Santissima Trinità per rivivere insieme questa emozione. Con Don Fulvio Agazzi, curato dell'oratorio di Casnigo, per parlare di quella che è la sfilata che ormai da diversi anni parte dal Santuario della Trinità, appunto organizzata dai ragazzi dell'oratorio, e arriva alla Natività del Paese. Sì, è una tradizione abbastanza oramai assodata. I Re Magi sono sempre stati importanti per Casnigo e l'oratorio. Qualche decennio fa ha pensato di rendere visibile questa tradizione organizzando quella che era una sfilata con personaggi in costume che richiamassero questo evento così suggestivo che era la discesa dei Magi che vanno a trovare il bambino Gesù. E dunque ci siamo un po' attrezzati cercando di creare un qualcosa che fosse godibile e che fosse anche fedele a quello che era un po' il racconto evangelico. Ovviamente fanno da padroni i Re Magi, che appaiono con i loro costumi orientali, con lo sfarzo loro, che va bene per loro, diciamo. Sono personaggi che hanno quell'area di mistero, non si capisce mai chi sono, appaiono e i bambini danno quel senso di magia e sono appunto il punto principale della sfilata. Però si è pensato di poter aggiungere a questi tre personaggi importanti quello che era anche un contorno che fosse legato un po' alle tradizioni contadine e anche alla tradizione del paese. Quindi accanto ai Re Magi, al servitù che fanno parte di questo stile orientale, vediamo nel nostro corteo apparire anche dei contadini del paese, qualcuno che viene con i suoi animali ad accompagnare il corteo e vediamo lungo il percorso che i Re Magi fanno anche la presenza di persone del paese che hanno costruito un qualcosa che richiama la tradizione del paese, di conseguenza può essere un lavoro fatto un tempo, un costume di una certa epoca, un'abitudine che Casnigo porta dentro di sé. Quindi, anche se alla fine poi per i bambini i doni sono quelle cose che diventano la parte più importante della serata. Ebbene sì, aspettano quello. E non solamente i bambini, perché come sempre poi ci sono i bambini e poi non più bambini che vogliono fare ancora i bambini perché vogliono le caramelle, vengono lì, fanno il doppio giro, il triplo giro, questa ovviamente è una parte da mettere in conto. Però il fatto di inserire in quello che è la sfilata è anche il racconto stesso della visita dei Magi, per cui non c'è solamente la sfilata, i Magi fanno anche le tappe che i Magi veri hanno fatti, passano da Erode, vanno alla Natività, e questi passaggi sono raccontati con il testo evangelico, di conseguenza non è solamente il prendere le caramelle, diventa anche un'occasione per ricordarsi quella che è la vera origine della festa dell'Epifania, questo incontro fra i Re Magi, il bambino Gesù.